Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari della Facoltà di Farmacia dell'Università di Milano ha organizzato un importante incontro per fare il punto sulle ultime novità nel campo della sclerosi multipla. Al convegno hanno partecipato più di 250 esperti tra farmacisti ospedalieri, neurologi, farmacologi e infermieri. Ne parliamo con il dottor Stefano Federici, che insieme al professor Comi e al professor Racagni è uno degli organizzatori di questo importante incontro. Dottor Federici, perché avete deciso di organizzare questo convegno sulla sclerosi multipla qui al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano? Beh, sicuramente l'importanza di questo evento formativo nasce da un percorso che parte 15 anni fa dalle prime riunioni e convegni e meeting sull'oncologia fino a poi alla creazione del Master di Farmacologia Oncologica, che è l'unico master al mondo di questa disciplina per farmacisti e per sanitari. L'anno scorso abbiamo organizzato in collaborazione con la Società di Reumatologia un altro evento su una patologia autoimmune che è sicuramente l'artrite reumatoide, e oggi, a distanza quindi di 15-20 anni dai primi eventi, colmiamo e chiudiamo il discorso nelle patologie autoimmuni, ma forse lo riapriremo con altri eventi, con la sclerosi multipla. Ma perché coinvolgere anche il farmacista ospedaliero? Perché oggi il farmacista ospedaliero entra in tutte le situazioni, in tutte le discipline, in tutte le patologie innovative dal punto di vista anche terapeutico, visto anche la nuova uscita di farmaci particolarmente interessanti nell'ambito della sclerosi multipla, essendo quindi una patologia particolarmente studiata in quest'ultimo periodo con dei risultati clinici sicuramente molto interessanti. Questo evento ha portato ormai avere oltre più di 250 colleghi, non solo nell'ambito della farmacia ospedaliera e della neurologia, ma non dimentichiamo anche i farmacologi. Qui siamo in terra di farmacologi della Facoltà di Farmacia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche, anche infermieri che sono sicuramente coinvolti nella patologia della sclerosi multipla, e un grazie quindi particolare alla Facoltà di Farmacia di Milano che ci ospita, un grazie quindi particolare alla Società Italiana di Neurologia nella persona del professor Comi e un grazie particolare alla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera nella persona della dottoressa Laura Fabrizio, che ci ha portato realmente la voce di tutti i farmacisti ospedalieri italiani.